Music Generation. Buongiorno e bentrovati a tutti i nostri telespettatori di Music Generation. Il Natale ce lo siamo tolti da, l'abbiamo messo alle spalle, diciamo così, diciamo spalle. Ce lo siamo messi alle spalle e andiamo avanti verso l'ultimo dell'anno. E questa è l'ultima puntata di Music Generation del 2021. Pensate, è dal 2020 che facciamo Music Generation e abbiamo moltissimi telespettatori, ascoltatori. Oggi siamo di giovedì perché chiaramente domani, essendo l'ultimo dell'anno, era impossibile cercare di mandare in onda una trasmissione come la nostra. Allora, molti live sono saltati, anche il mio purtroppo su Bologna, comunque cosa dobbiamo farci? È così la situazione in questo momento, bisogna andare avanti. E noi andiamo avanti con la musica qui in televisione. Andiamo subito in sala B a vedere Clary B con la sua ospite oggi. Vai Clary! Buonasera a tutti, eccoci qui di nuovo con Music Generation, come ha detto Marcello, con l'ultima puntata di questo 2021 che è stato ricco di sorprese ma anche ricco di avvenimenti, tante opportunità anche per gli artisti, perché non so se avete fatto caso, sono usciti un sacco di dischi, un sacco di nuove canzoni che io ho ascoltato e sono tutte molto molto belle. Ma oggi sono qui con una grandissima artista che si chiama... Kia. Da dove vieni? Parlaci un po' di te. Vengo da Forlì, saluto tutti gli ascoltatori. Cosa studi di bello? Studio lettere moderne qui a Bologna. Qui a Bologna? Qui a Bologna, esatto. Quanti anni hai? 20. Beh, sei giovanissima, insomma. Sì. E fai anche musica. Esatto, esattamente. Ho saputo musica. Che suoni uno strumento. Suono la chitarra. E basta? E basta. Suono poco il pianoforte, però... Poco il pianoforte. Esatto. Benissimo, dopo torniamo a te. Intanto, prima di cominciare la puntata, ricordo le pagine social Music Generation Rete 8, pagina Instagram, Music Generation Rete 8, pagina Facebook e la nostra playlist Spotify che viene aggiornata tutte le settimane con le canzoni dei nostri artisti. Partiamo subito col primo. Parliamo di Luca Bonacchi. Luca gira tutta la Toscana con la prima band. Nel 2016 approda in PMS con il singolo Mi vedrai volare, raggiunge la maggiore visibilità. Le sue sono delle ballate rock, quindi ha uno stile molto molto particolare, quasi inconfondibile, ma adesso andiamo ad ascoltare il suo bellissimo brano con il suo bellissimo video che si chiama Com'è profondo il mare. Regia. Il mare, quando arrivi in fondo degli abissi, non esiste più la luce, non vedi più la strada che devi fare. Com'è profondo il mare, quando l'acqua ti avvolge, ti toglie tutta l'aria, non riesci più a respirare. Apri le braccia e guarda in alto, cerca di aria nuova. È sempre meno profondo il mare,
piano piano inizi a camminare verso un obiettivo. Da realizzare. È sempre meno profondo il mare. Provi a respirare. Apri gli occhi e riesci a vedere una fonte di luce dove arrivare. Apri le braccia e guarda in alto, cerca di volare alla luce. Apri le braccia e guarda in alto, prova a respirare l'aria nuova. È ancora meno profondo il mare quando senti arrivare la sua mano che viene profondo il mare quando riesci ad afferrare la sua mano e senti che riesci a respirare. Apri le braccia e guarda in alto, sei riuscito a volare. Guarda in alto, ora riesci a respirare l'aria nuova. Apri le braccia e guarda in alto, sei riuscito a volare alla luce. Apri le braccia e guarda in alto, ora riesci a respirare l'aria nuova. Apri le braccia e lasciati andare, fa entrare l'aria nuova. Luca Bonacchi con Com'è profondo il mare, che mi ricorda qualche cosa di Lucio Dalla. Dico bene? No, è un titolo, è solamente il titolo che è uguale. Va bene, va bene. E allora volevo ricordare che, come vedete, qui sono tutti i CD, alcuni degli album della PMS, che adesso gli album della PMS, oltre a essere vendibili in alcuni negozi su Bologna, ma soprattutto nel shop online che abbiamo in music.com, su www.music.com, è il nostro negozio online dove si possono acquistare col carrello i CD, però si possono trovare anche su Amazon, quindi è ancora più facile, lo ordini oggi, domani mattina hai già i CD. In particolare volevo ricordare l'album di Pier Mattei Paolo, ci sono 11 tracce favolose, 12 tracce favolose, una più bella dell'altra. Voglio ricordare anche l'album del nostro carissimo Saverio Grandi, che si chiama Segnali di fumo, ecco, Segnali di fumo. Anche queste qua sono un po' di tracce, una più bella dell'altra, di canzone e d'autore. Ecco, vi ricordo di ordinarli se volete ancora pensare di fare qualche regalo, magari anche per l'Epifania. Potete con poco potete fare dei ottimi regali di musica d'autore. Quindi vi ricordo anche il mio Dolce Amaro. Qualche giorno fa la canzone Zattera di Sale ha ricevuto un premio ed è la prima traccia dell'album.
Bene, andiamo adesso a sentire ancora una volta Clary, poi mi ridarà la linea per il nuovo collegamento con un nuovo video. A voi Clary in sala B. Carissima Kia, sai che io sono qua oggi come inviata. Questa è la mia postazione dove riceviamo, insomma, dove ricevo esatto. gli ospiti. Io sono molto curiosa perché tu sei giovanissima e sai che, insomma, nel mondo dello spettacolo ci sono anche molti talent come X Factor, Amici, insomma, ce ne sono tantissimi, mm-hmm. The Voice. Tu, da giovane artista emergente, saresti interessata a partecipare a qualcuno di questi talent? Allora, ti dico la verità, preferirei, adesso come adesso, scrivere e portare la mia musica direttamente alla gente, perché i talent, in un modo o nell'altro, abbiamo visto anche negli anni, fanno un boom, possiamo dire, proprio di uscita, e poi esatto. invece tutto va a scemare. Io vorrei cercare di costruire la mia fan base piano piano, quindi poche persone, poi di più, e cercare di fare in modo che comunque queste persone mi seguano sempre. E i tuoi genitori, le tue amicizie, insomma i tuoi familiari, cosa pensano di questa tua passione nella musica? Sono d'accordo? Sì, pienamente, anzi mi appoggiano e dicono che faccio benissimo perché è una gran passione e la devo continuare. E riesci a combaciare la musica con gli studi o fai fatica? È un po' difficile a volte, però ovviamente anche la passione è talmente tanta che voglio cercare di andare a pieno in entrambe, sia nello studio che nella musica. Quindi di solito magari prima di addormentarti ti metti lì con un foglietto di carta. Bravissimo, esattamente. E scrivi qualcosina. Esattamente, qualcosina e poi, poi dopo ovviamente si porta in studio. Molto interessante, dopo torno subito con te. Passo la linea a Marcello Romeo. Benissimo, benissimo. Oh, poi dopo anch'io avrei qualche domanda da fare a Kia. Mi piace Clary quando dice a Kia tu sei giovanissima, ma chissà, la Clary quanti anni ha? Vabbè, ok, lì diciamo in due non fanno la nostra età, anzi un terzo, neanche la metà. Vabbè, andiamo avanti, lasciamo perdere. Parliamo invece adesso di questo gruppo che ha impressionato tantissimo, Netri e Laredo, con un video che si intitola Regina Triste Mai. È un progetto che nasce nel 2015 su suggerimento di Poggi Pollini, che è chitarrista, stato chitarrista di Ligabue, dei Liftiba, eccetera, eccetera. E, da, e questo Netri e Laredo nasce dalla riunione di Riccardo Netri e di alcuni musicisti come Manescalchi, Bulleri e Ferretti. Quindi nasce il loro primo singolo che si intitolava Per Niente Facile. Poi nel 2019 hanno pubblicato Sogni di Periferia con un'altra etichetta diversa dalla nostra. E Amore Tattile, Amore Tattile. Oggi siamo qua con PMS, siamo molto felici di averli con noi, con Regina Triste Mai, scritta da Riccardo Netri. Andiamo a vedere questo video e questa bellissima canzone. Netri e Laredo, Regina Triste Mai. Addosso, piedi nudi sul cuscino, sei un brivido leggero sulla mia pelle viva di brezza del mattino, le tue labbra dolci pesca a colazione aggrappate a una canzone di cui non ricordo le parole, l'angolo arricciato della bocca che se non disprezza compra che accarezza il tuo profilo, dolce strada che percorro con un dito. Vorrei comprare un pezzo di cielo per desideri, siamo anelli che incatenano un destino, la regina che regala il tuo sorriso, non so fermare il tempo con le mani, ma posso imprigionare
tuoi pensieri, così vedi sopra un foglio per poi rileggerlo domani. Ti aspetterò finché il tempo terrà il mio battito, tanto lo so che per sempre. Eh sì, il mare torneremo a vederlo, dai, le giornate si stanno allungando, in questo momento è buio a Bologna, però abbiamo notato già oggi che quei 2 minuti in più li abbiamo presi, ogni giorno 2 minuti ci porteranno al solstizio del 21 giugno, comunque va bene, i Nietri alle Aredo ci hanno fatto vedere, ci hanno fatto ascoltare Regina Triste Mai, e adesso volevo ricordare che anche l'album di Marco Belluzzo si può acquistare, perché lui dice che non l'ho fatto vedere prima, c'è scritto, eccolo qua Marco, lo vedi, ecco l'album di Marco Belluzzo, lo vedete, però purtroppo avendo la plastica sopra può fare un po' di riverbero o con la luce. Benissimo, andiamo a vedere adesso da Clary B, perché vorrei fare una domanda a Kio, io vorrei chiedere a Kia, come mai dice che dietro a un sorriso si celano paure e insicurezze. Voglio chiederlo di persona. Vediamo. Clary, a te la linea. Allora, ho deciso di scrivere appunto Piove Dentro, e questa frase è stata tratta poi da un'intervista che ho fatto, per il fatto che comunque penso che proprio dietro anche i sorrisi che noi quotidianamente abbiamo con le persone e con i nostri cari, molte volte si possono celare quelle che sono delle tristezze o delle incomprensioni interiori. Nel senso che molte volte magari è andata la giornata storta e comunque noi vogliamo mantenere un'immagine positiva con i nostri amici. Cerchiamo di mascherare un pochino, insomma, per non far pesare la cosa. Esattamente, per non far pesare la cosa. Beh, Marcello ci ha dato una spiegazione, credo, più che chiara. E io volevo sapere una cosa. Come artisti, a livello internazionale, quindi italiani, stranieri e tutto, quali sono i tuoi preferiti? Allora, mi piace tantissimo Elisa, probabilmente prendo anche molto da lei. Somigli un po' anche sì, esteticamente. Esatto. Me l'hanno detto. Anche Levante mi piace molto. Sì. E invece internazionali, Avril Lavigne mi piace tantissimo. Probabilmente, vedi, proprio la loro musica anche è passata a me, perché cerco di somigliare o comunque un minimo alla loro musica, alla loro idea. E invece un Bruno Mars? Anche Justin Bieber, anche mi insomma, piacciono. Quindi sei anche molto molto al passo col sì, tempo, sì, giusto? Sì, assolutamente. Bene, bene. Molto interessante questa cosa. Intanto noi procediamo con Jenny Gandolfi. Sicuramente voi ve la ricorderete, perché l'abbiamo passata qui in trasmissione tantissime volte, l'abbiamo avuta anche qui come ospite. Ne volevo approfittare per fare complimenti a Nietri Laredo, che è già la terza volta che passiamo il loro brano qui a Music Generation e riceviamo un sacco di complimenti da una canzone veramente bellissima e molto molto toccante. Con Jenny Gandolfi abbiamo un brano che abbiamo ascoltato anche la scorsa volta, che si chiama
Tregua di Natale 1914. Io intanto vi ricordo un po' chi è quest'artista: è una cantautrice, insegnante di canto, musicoterapeuta mantovana. Ha pubblicato anche due album che si chiamano Crescere e Come l'acqua. Ha vinto anche numerosi riconoscimenti come il premio della critica al concorso Daffini di Mantova e oggi abbiamo una live session. Vi volevo ricordare che cosa sono. Sono delle sessioni rigorosamente registrate negli studi della PMS senza post-produzione, quindi avete la possibilità di ascoltare gli artisti in modo puro, così come sono, con la loro splendida voce dal vivo. Tutte le attrezzature sono ovviamente della PMS Studio ed è tutta opera loro. Andiamo ad ascoltare Jenny Gandolfi con, anche se è finito il Natale, Tregua di Natale 1914. Dicembre 1914 era Natale. Era Natale, puoi crederci o no? La violenza per due giorni cessò. Così per un attimo la terra si fermò, il mio cuore si bloccò, era realtà o no? Fu per primo un britannico che impavido avanzò, tutti pronti a difenderci, ma le armi a terra lui gettò. E dall'unisono un canto si levò. Era Natale e l'amore arrivò. Davanti c'eran persone come noi, non più soldati, soltanto noi. Che pensava quel giovane? Forse quel che pensavo anch'io, vestirsi di pace in guerra era una grande pazzia. Una stretta di mano d'un tratto ci legò, non un fucile puntato, una partita di calcio e poi via. E dall'unisono un canto si levò. Era Natale e l'amore arrivò. Davanti c'eran persone come noi, non più soldati, soltanto noi. Dall'alto il cielo si rasserenò, i nostri cuori fino all'alba scaldò. Era Natale, puoi crederci o no? La violenza per due giorni cessò. Era Natale, puoi crederci o no? La violenza per due giorni cessò. Era Natale. E naturalmente si riferisce a quell'episodio di 1914 dove due eserciti di due opposte nazioni, mi sembrano austro-ungarici e inglesi, e che nella pausa dopo di Natale decisero di trovare un pallone, giocare sulla neve e scambiarsi la cioccolata, però dopo un colpo di mortaio fece capire che era finito di nuovo quella pausa e si ricominciava a sparare. Purtroppo la guerra è brutta, spero che finalmente venga debellata completamente dal mondo e non ci siano più guerre, come diceva il caro
Edoardo Bennato, e come dice ancora nei suoi concerti. Volevo ricordare che è uscito anche l'album di Franz Campi in questo periodo, molto molto bello, distribuito da Azzurra Music, non è PMS ma è Azzurra Music, è un bellissimo album di Franz Campi, grande, che lo saluto, il nostro caro amico Franz Campi, artista di Bologna, quello che scrisse Barè Lampone, ma non vuole essere ricordato solo per questo, lui vuole essere ricordato come l'artista che è lui veramente, Franz Campi, grande cantautore di Bologna. Adesso do la linea a Clary per presentare un nuovo video. Beh, adesso io mi ritrovo sempre qui con la mia bellissima ospite. Grazie. E prima di presentare questo nuovo video ti volevo chiedere un'altra cosa. Nei tuoi testi che temi tratti principalmente? Allora, principalmente... Amore, odio, non so che cosa... Amore principalmente. Amore principalmente. Ma di solito ciò che mi capita nella vita, quindi dipende ovviamente dal periodo di vita che sto vivendo. Ad esempio, se è un periodo più felice, ovviamente avrò una canzone più felice. Mm-hmm. Un periodo un po' più triste, avrò una canzone più triste e voglio scrivere quello che vivo, ovviamente. E scrivi tutti i giorni? Non tutti i giorni, almeno 3-4 volte alla settimana. Quando hai l'ispirazione. Quando ho l'ispirazione, insomma. Sì. E cerco, poi cosa fai? Le metti lì nel cassetto? Sì. Ogni tua esperienza, ogni tuo pensiero lo lasci lì. Esatto. Per poi produrlo in un futuro, magari creare un qualcosa di più solido, assemblando insomma le varie cose che hai scritto. Esattamente, esattamente. Interessante. Benissimo, allora, non so se vi ricordate, ma sicuramente sì, abbiamo presentato tantissime volte qui il brano di Marcello Romeo e Melissa Lagiglia, che sono due grandissimi artisti, che si intitola Ghibli, un brano stupendo che ormai ha raggiunto le 50.000 visualizzazioni e noi vi chiediamo sempre di andare a visitare insomma il video, a cliccare e mettere un bellissimo like con un bellissimo pollice all'insù. Quindi mi raccomando, seguite anche le loro pagine social su Facebook e commentate, scrivete sotto al video quello che pensate, contattate Melissa, Marcello, insomma dategli una vostra opinione su questo bellissimo brano. Ed ecco a voi Ghibli, regia. Deserto, è un viaggio da iniziare, è un libro sempre aperto nelle tue vene deserto, è un viaggio là sospeso, è il 25 giugno, la mia lunga strana estate, un cuore illimitato, è la storia di una vita, una lunga ricca estate, in quel tempo lasciato. Sì che tu lo sai, e non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu lo sai, e non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Nel caldo vento addosso, la sabbia nelle scarpe, quel vento rovesciato, e il sole contro il viso, il magico sorriso. Sciucane così sia, ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato.
e il ghibli sulle spalle e il sale sulla pelle. La mia città insabbiata e il ghibli fra i capelli e il sole sulla pelle. Leggerezza che c'è stata e il caldo vento addosso, la sabbia nelle scarpe. In quel tempo rovesciato e il sole contro il viso, il magico sorriso, sucran così sia. Ma sì che tu sai che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu sai che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu lo sai, e non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu lo sai, e non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. To be continued. Questo video avrà un seguito che sarà la ragazza di Sabrata. Lo stiamo preparando in questi giorni, gireremo il video poi in primavera e quindi poi il prossimo anno uscirà la ragazza di Sabrata. Intanto godiamoci questo Ghibli che ci sta dando molte soddisfazioni sia a me che a Milo Barbieri che a Guru Ibrahim che a Roth la ballerina e anche a Astrid Roth e anche a chiaramente a Melissa Lagiglia che ha cantato con me e ha recitato in questo brano, Emilio Barbieri che l'ha scritto, che l'ha composto, che l'ha formato, che ha creato questo video. Ci sta dando molte soddisfazioni perché anche altre televisioni e altre radio, anche concorrenti e non, che ci stanno chiedendo il video e le interviste. Volevo salutare Diego Gerbo da Vicenza, Kiesel da Bologna, Bellusso da Bovolone, Marchetti da Milano e poi niente, e anche gli altri che non metto i nomi, vedo solo i numeri di telefono, quindi non riesco a capire il nome, e passo la linea a Clary B e a Kia. Io sono sempre qui con Kia che si sta divertendo qua a fianco a me, perché è qui che canticchia un po' i brani, insomma. Assolutamente sì. Esatto. Io vedo che hai uno stile molto bello. Grazie. Mi piace, sono molto molto particolare. No, oggi sono molto classica, poi devi sapere che Marcello sarà contentissimo perché ho schiarito un po' i capelli. Lui sai che, non so se hai visto un po' le puntate precedenti, ha una passione per la Clary B bionda platino. Io ero bianca fino a qualche mese fa, sono tornata scura. Stai arrivando alle gradazioni piano piano. No, volevo essere un po' più naturale, ho detto una 19enne un po' più naturale. Però piano piano, insomma, sto rinnovando anch'io il mio look. Ma io volevo chiederti, quando tu ti presenti sul palco, qual è il tuo stile? Cioè io di solito, insomma, quando vedo un artista, oltre a identificarlo a livello musicale, ma anche a livello visivo, no? Perché noi ce li ricordiamo anche per come si vestono sul palco, per come si presentano ai live. Tu, se dovessi cantare delle tue canzoni davanti a qualcuno, a un pubblico, come ti presenteresti sul palco? Allora, innanzitutto devo sempre avere la chitarra, parlando di uno strumento, devo sempre avere la chitarra. Per lo stile, di solito ho una camicetta, come in questo caso rossa, e i jeans neri, mi piacciono tantissimo, mm-hmm. così stanno bene con tutto. E riesco comunque ad essere un po' rocchettara. Mi piace anche molto il tuo stile perché sei molto bella, molto acqua e sapone. Ed è molto molto interessante questa cosa, perché di solito magari sul palco vediamo anche le ragazze molto apparecchiate. Mi piace questo tuo aspetto. Ma torniamo dopo con te. Volevo presentare Variabili Costanti. Giulia e Daniela sono un duo che insomma diventano questo piccolo gruppo nel 2020 sotto consiglio della loro insegnante di canto, che ha visto in loro insomma una grande dote nel cantare insieme. Partecipano appunto alle Stelle e arrivano anche in finale partecipano anche al Cantarío. Oggi con loro abbiamo questo bellissimo brano che si chiama Giorno Zero. Abbiamo sempre una live session che vi ho spiegato prima che cosa sono, e andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano di Variabili Costanti. Regia.
spezza. Te lo avevo detto, madre pazienza, coraggio, partenza, via. La mia strada inizia qua, con nuovi occhi, arrangiarsi in queste scarpe, troppo strette o troppo larghe, ma c'è una luce da seguire, e quella luce sono io, che ho cercato così tanto, che ho vagato sola e stanca, ma c'è una luce da seguire, e quella luce sono io, che ho aspettato e riaspettato, che qualcuno mi parlasse, ma ho trovato solo vuoto e silenzi inutili, io che non ero mai abbastanza, abbastanza o troppo poco, ma ho trovato questa luce in questa luce, ed andò da sola sulle mie ossa e prego che questa terra mi solleverà. Sentirò più stanca, neanche quando questa luce nella luce tornerà. E non avrò nessun rimpianto, non esiste il fallimento, tutto quello che ho passato nella luce. Tanto da sola sulle mie ossa e prego che questa terra mi solleverà. Così forte e non mi sentirò più stanca, neanche quando questa luce nella luce tornerà. E non avrò nessun rimpianto, non esiste il fallimento, tutto quello che ho passato nella luce. Tanto da sola le variabili costanti parlano di un giorno zero. Abbiamo ascoltato Brave, è un bel brano che ormai è entrato nella nostra programmazione. Adesso di là in Sala B c'è una ragazza di 20 anni che è Kia e una di 19 che è Clary B, o è il contrario, non lo so, glielo chiediamo, sono giovanissime, tutto il futuro davanti. Io invidio molto i giovanissimi, perché hanno tutta la vita davanti, però siamo stati più fortunati noi perché abbiamo visto gli anni 80,
e loro non li hanno visti, ma vedranno anche loro un bellissimo futuro. Speriamo, glielo auguriamo, perché questi periodi qua sono veramente drammatici. Noi abbiamo avuto la fortuna che alla loro età abbiamo avuto un mare, delle città, della gente meravigliosa, non c'erano guerre, era stupendo, si stava benissimo, non c'erano queste malattie, non c'era la paura dell'altro. Do la linea a Clary B, ma spero che chieda qualcosa sul chat, su Mogol, io voglio sapere quelle robe lì. Vai Clary! Allora Marcello, non ti sei sbagliato, perché io ho 19 anni e lei ne ha 20. Esatto. Siamo, diciamo, coetanee, molto coetanee. Poi studiamo entrambe, quindi ci capiamo anche su questo aspetto. Eri molto curioso di questo cosiddetto chat di Mogol, ma infatti io adesso lo chiedo subito a Chia di cosa si tratta, com'è stata questa esperienza. Allora, ho avuto l'opportunità di andare al chat di Mogol, che è in Umbria, e qui ho avuto l'opportunità di fare appunto un corso di songwriting, e probabilmente è proprio anche da questo che nasce la mia passione e la mia voglia di scrivere. L'anno, ci sono andata 2 anni, il primo anno possiamo dire in maniera autonoma, il secondo anno invece grazie a una borsa di studio. E esatto, sono state molte ore dove studiavamo proprio a diretto contatto con persone dell'ambiente musicale e abbiamo imparato come scrivere, sperando di imparare meglio ovviamente. Quindi diciamo è una grandissima esperienza, insomma ti ha formato molto anche personalmente e artisticamente. Esatto, è una scuola a tutti gli effetti, sia personale che comunque proprio di scrittura. E la rifrequenteresti? Sì, la vorrei rifrequentare ovviamente. Adesso con il Covid è un po' più difficile, infatti l'anno scorso mi sembra che non l'abbiano fatto, però speriamo che quest'anno lo facciano, così per migliorare, sempre per migliorare la scrittura. Conosci anche il Tour Music Fest, giusto, che c'entra sempre Mogol, insomma, sapevo anche che c'era questo corso, diciamo, che insomma di questa scuola di Mogol dentro questo, diciamo, concorso. E che è molto impegnativo, mi hanno detto, infatti pensavo fosse correlato a questo, ma in realtà insomma mi sbagliavo. Comunque hai fatto bene a spiegarcelo, perché è davvero molto molto interessante. Ma io volevo sapere come hai conosciuto Giorgia Montevecchi. Grazie alla nostra insegnante di canto, la Natascia Placci si chiama, che saluto. Ci siamo conosciute, appunto conoscevo già Giorgia e avevo questo pezzo in cantiere, mi piaceva una seconda voce un po' più bassa della mia, perché io ho la voce più acuta, e quindi ho subito pensato a lei. Ho condiviso questo pezzo e le è piaciuto, siamo riusciti a fare il video e appunto lo vedrete. Parlaci un po', prima di mandare in onda questo bellissimo video, di Piove Dentro. È una canzone che ho scritto in un momento in cui ero un po' triste, probabilmente, infatti si chiama proprio Piove Dentro per questo, e come dicevo anche prima, i sorrisi che celano un'insicurezza. È una hit, un pezzo possiamo dire invernale, un po' più triste, infatti spero comunque di continuare la collaborazione con il PMS per avere l'opportunità di fare un pezzo un po' più ritmato, più allegro. E quanto tempo fa l'hai scritto? L'ho scritto circa 3 mesi fa, no, è uscito il 20 di novembre, quindi sì, 3 mesi prima dell'uscita, ecco. Quindi è fresco fresco come fresco, pezzo. Sì. Benissimo, allora vuoi presentarlo tu ai nostri telespettatori? Signore, signori, esatto. Dai, t'aiuto. Signore, signori, signori, potrete vedere Piove Dentro, spero che vi piaccia e potete, se volete potete andarlo a vedere su YouTube ovviamente, mettere un mi piace e commentare. Vai, regia! Mi senti? Dimmi che mi senti, che il tuo cuore riesce a custodire i sentimenti, che ogni volta che ti guardo sai che sento e mento, e ogni lacrima buttata è solo fuoco spento. E fingo, scusami se fingo, ma tu sei bello sole maledetto come un cigno, e ti aspetto nell'eternità di un secondo, fino a quando il sole non diventerà tramonto. Ma sai che tutto va, tutto cambierà. Quanto costa la felicità? Quanto costa averti qui? E anche se sorrido piove dentro, tempo, ma io sono qui.
subito forte ed accarezzo la tua pelle come un pianoforte. Ogni volta che sorridi ti faccio un dipinto. Tu che sei bello solo e maledetto come un cigno. E l'amore passerà. Sono bravissime. Chia e Giorgia Montevecchi. Vi invito ad andare a cercare su Spotify subito questo brano, perché poi c'è anche su YouTube, chiaramente, perché noi le peschiamo tutti da YouTube i nostri video. E su YouTube e su Spotify, Chia Chiara Morigi, però Chia su Spotify, Chia e Giorgia Montevecchi. Piove dentro, è una bellissima canzone, sono bravissime. A bomba, rimando la linea per i saluti, vi ricordo che noi ci vedremo il 7 di gennaio, diamo la linea a Clary B, saluto mia mamma perché è ancora lì che mi sta guardando, ciao mamma, non ti avevo ancora salutato, ciao a tutti, saluto Donatella Marchetti, Diego Gerbio, Gianluca Naldi, Marco Belluzzo, eccetera eccetera, tutti gli altri, Giesel e via, discorrendo. Al 7 gennaio, linea a Clary B. Siamo giunti al termine della puntata, io volevo farti complimenti per il tuo bellissimo brano. Grazie mille. È un duo molto interessante, mi è piaciuto molto. Avevi ragione sul fatto di sposare una voce un pochino più acuta con una un pochino più bassa, perché dà un bel contrasto. Esatto. Ti volevo chiedere di ricordare le tue pagine social affinché, insomma, i tuoi ascoltatori possano trovarti e seguirti. Allora, mi potete trovare su Instagram con Chia Music, su Facebook Chiara Morigi e su Twitter con Chia Music. Ah, anche su Twitter? Sì, anche su Twitter. Benissimo. Io volevo salutare mia nonna e tutte le persone che mi stanno seguendo, anzi i miei nonni. Tu volevi salutare qualcuno in particolare? Saluto tutti gli ascoltatori per salutarli tutti, per collettività. Esatto. Siamo molto curiosi, insomma, di sentire i tuoi prossimi brani. Grazie mille. Se scriverai qualcosa di nuovo, insomma, noi saremo pronti qui ad ospitarti. Anzi, io non vedo l'ora di averti qui perché mi ha fatto molto molto piacere. Sei simpaticissima. Grazie. La puntata è finita, noi vi ricordiamo sempre le pagine social, Music Generation Rete 8, pagina Instagram e pagina Facebook e la nostra playlist Spotify. Vi ricordo anche i nostri profili, mio e di Marcello Romeo, trovate Marcello Romeo su Facebook, anche su Instagram, e me come Sara Carione, sia su Instagram che su Facebook. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Music Generation. One night, one time, with
Generation. Music Generation.